Buongiorno ragazzi, allora oggi addobbi e decori natalizi all'esterno della casa, quindi vado a fare il presepe, vado a mettere tutte le lucine e se riesco dovrei mettere anche le lucine sopra al balcone, qui sopra in alto qua. Sono da sola perché mio marito non può aiutarmi siccome stanno pulendo tutte le grondaie al di là della casa. Hanno messo il ponte, stanno pulendo tutto e quindi devo fare tutto da sola. Scusate il berretto in testa, ma stamattina fa veramente freddo. Non so se ci sono 0 gradi o giù di lì, ma fa freddo veramente. Infatti mi sono imbottita, adesso vado a mettermi gli scarponcini anche e incomincio i lavori. Andiamo! Allora, scarponcini messi, questi qua sono veramente veramente caldissimi e adesso andiamo a fare il presepe che vedete noi lo posizioniamo sempre sotto al gazebo, abbiamo messo tutte le assi per fare la capannina e adesso vado a mettere la paglia, le statuine. E poi dopo mio marito taglierà dei rami e li posizioneremo sopra. Quindi sì.
faccio vedere il mio presepino quasi finito, perché adesso mancano ancora dei rami sopra la capannina di pino, che devo aspettare mio marito che me li venga a tagliare, me li venga a mettere. Quindi io ho fatto il più, ho messo tutte le statuine e tutte le luci intorno, poi le ho messe anche intorno all'aiuola, che di notte poi qua penso che staranno molto bene, perché appunto le illuminazioni bisogna vederle di notte. E ho fatto l'archetto, che sembra come una stradina dove i re magi e i pastori portavano i doni appunto a Gesù bambino. Io ho già messo il Gesù bambino perché gli altri anni non lo mettevo, e poi arriva la notte di Natale, tra una cosa e l'altra mi dimentico sempre di metterlo. E allora qualcuno riderà di questo, ma io ho fatto che metterlo almeno lì e non ci penso più. E nulla, vi farò poi vedere gli aggiornamenti del mio presepe quando sarà completamente finito, e ovviamente poi anche tutte le luci notturne, ma questo lo vedrete poi nel home tour di tutte le decorazioni della casa. Allora, vi faccio vedere che abbiamo messo poi sopra la capannina le foglie di alloro e non di pino, perché il pino l'avevamo già potato e non c'era più niente da prendere. E quindi, siccome l'anno prima mio marito aveva tagliato tutto l'alloro, l'aveva fatto essiccare, abbiamo pensato bene di prendere quello per fare il rivestimento del tetto della capannina del presepe. E quindi questo è il risultato finale di tutto il mio lavoro. Poi lo vedrete, penso che comunque vi farò vedere l'effetto finale stasera quando sarà buio.